Bentornati alla seconda parte di Passione 4x4, continuiamo nuovamente il nostro percorso per approfondire le varie aziende che saranno presenti all'interno della terza edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada. Ricordo, manca veramente poco, 13, 14 e 15 ottobre in Versilia, comune di Viareggio e comune di Massarosa, per dare il via a questa terza edizione, un vero e proprio successo. Ma vado subito a presentare e a dare il ben ritrovati, perché non sono solamente uno, ma ben in due. Comincio con Alberto Pastore, direttore marketing e vendite dell'azienda Performance 4x4. Ciao Alberto, buonasera. Buongiorno, buonasera a tutti, grazie per il collegamento. E accanto a te, ovviamente, ne approfitto per salutare Enrico Varini, general manager dell'azienda Performance 4x4. Ciao Enrico, grazie anche a te per l'intervento. Ciao, eccoci qua. Allora, inizio un po' con Alberto a parlare, poi tra l'altro vedete voi, vi potete anche alternare nelle risposte, chi ritenete che appunto può rispondere meglio alle mie domande, domande ovviamente sempre finalizzate e incentrate su quello di cui si occupa la vostra azienda. Perciò Alberto, comincio subito da questo, di cosa si occupa Performance 4x4? Allora, di cosa ci occupiamo? Cercherò di essere breve. Da lontano 2002, quindi sono ormai più di 20 anni. La Performance 4x4, che ricordo a tutti, è basata a Milano. Ci occupiamo dell'importazione di prodotti specifici per fuoristrada. Diciamo, proprio nel nostro DNA è sempre stato il mondo Jeep quello, diciamo, di riferimento. Siamo official dealer di parecchi top brand americani. Per citarne qualcuno, possiamo dire Fox, JKS, Steersmart, tutto il gruppo Omixada, Bestop, ma insomma ce ne sarebbero anche altri. E negli ultimi anni ci siamo incentrati, e continueremo a farlo sempre più, nel discorso collaudi, omologazioni, allestimenti, proprio per tutto quello che riguarda il mondo Jeep, quindi nello specifico la famiglia Wrangler, diciamo dal 2007, quindi con la prima versione del JK, fino agli ultimissimi JL, Gladiator e via dicendo. Quindi allestimento, preparazione e fondamentale omologazioni, che sottolineo non una ma due volte, omologazioni italiane, perché il mondo delle omologazioni, per chi conosce un po' questo mondo, è sempre stato un po' una giungla, quindi siamo molto fieri di aver uno dei pacchetti omologati, a mio avviso, più completi che ci sia in Italia, e ripeto, con pratiche italiane che nell'arco di 15-20 giorni ti fanno andare a casa con un libretto 100% legale e 100% italiano. Alberto, un percorso importante sviluppato in 21 anni, se non sbaglio, come hai detto tu, appunto era il lontano 2002, sì, 2002, ufficialmente, a dire il vero, sì. Enrico, che è il fondatore, insomma, penso che abbia cominciato forse nel 2000 o nel 99, giusto Enrico, lo puoi confermare? Esatto, ho cominciato a giocare nel 99, diciamo così. E Enrico, a questo punto indirizzo questa mia domanda nei tuoi confronti: come mai avete proprio deciso di specializzarvi nelle Jeep? Ma sai, un po' sicuramente era la macchina di famiglia, no? Perché poi si inizia sempre così, con le passioni, con i genitori, no? Che ti regalano o guidi la loro macchina. E da lì, poi sai, abbiamo un'altra, non ti ho detto, ma abbiamo un'altra sister company che praticamente si occupa di spedizioni internazionali, e giustamente abbiamo detto, ma sai, c'erano i primi siti web, le prime cose su internet, i primi video su YouTube, mi ricordo, e che si andava già a guardare negli Stati Uniti, sai, le macchine, le Jeep la facevano da padrone. E quindi da lì è nata ulteriormente una passione, e abbiamo detto, bah, cominciamo allora a importare, proviamo a portare qui alcuni accessori, alcune preparazioni, vediamo un po' come vanno. E da lì abbiamo iniziato, guarda, inizio proprio agli albori, abbiamo iniziato con le prime Suzuki Samurai.
Però poi da lì abbiamo visto che insomma il grosso lo facevano le Jeep, poi insomma lo sai, motori grossi, benzina, insomma c'era sempre voglia di andare a dar gas e divertirsi. E insomma da questa passione è nata poi diciamo un po' una sorta di escalation e insomma abbiamo aperto poi questa azienda e ci siamo poi insomma specializzati sempre di più in questo marchio che ti fa customizzare la macchina in maniera incredibile, un po' come nelle moto le Harley Davidson, diciamo, no? Quindi poi c'è proprio un indotto, c'è proprio una ricerca, insomma, è proprio un brand forte, insomma, raduni, cose, amicizie, insomma, il bello fatti, lo dico sempre, tutti i nostri clienti direi che sono quasi tutti amici e spesso ci si vede, si va in giro, insomma, il bello del mondo Jeep, ecco, direi così. Si diverte tutti insieme, come ha detto te, sicuramente Assolutamente. un brand iconico per quanto è sicuramente Brava. importante per quanto riguarda il mondo off-road. Ma un'altra domanda: qual è secondo voi il punto di forza della vostra azienda? Ma sai, siamo un'azienda piccola, quindi dico, avremo sicuramente tantissimi difetti, però il bello un po' della nostra azienda è che se tu ci telefoni, noi ti rispondiamo subito, l'email, WhatsApp, io e Alberto siamo veramente sempre Efficaci. diciamo efficaci, direi sempre un po' sul pezzo, non è che me la voglio tirare tanto, però il bello è proprio anche quello che se vuoi un preventivo, hai in mente una modifica, una preparazione, un accessorio, cerchi subito di dare al cliente le informazioni che vuole e insomma riusciamo quasi sempre a soddisfare diciamo quasi tutto, anche con delle richieste magari un po' particolari, però diciamo che avendo la possibilità con l'altra azienda di importare un po' da tutte le parti del mondo, insomma anche richieste un po' particolari riusciamo quasi sempre a soddisfarle. E come diceva Alberto, il discorso dei collaudi e delle omologazioni, insomma con un fermo macchina di una settimana, 10 giorni, alla fine riusciamo a costruirti la macchina, te la installiamo, te la omologhiamo e dopo altri 7-8 giorni ti arriva libretto a casa. E quindi insomma il bello credo che insomma per un cliente venire da noi è un po' questo, magari rispetto a una azienda magari più grande, insomma altre realtà, sicuramente con noi insomma siamo così, siamo qua, ecco, ci mettiamo molto la faccia. Coccolate il cliente, viene coccolato Brava. e soprattutto, come hai detto tu, Enrico, state sul pezzo, ma lo siete stati anche per quanto riguarda la Fiera Internazionale Fuoristrada, perché insomma voi eravate presenti sin dalla prima edizione, Dalla prima, sì. un'edizione, Dalla prima insomma, edizione. un'edizione di scommessa. Proprio per questo, Alberto, passo a te adesso. Sì, Qual è quando ci ha stata la vostra contattato. La crescita dell'azienda anche in merito alla Fiera Internazionale Fuoristrada? Sì, guarda, per questo discorso della fiera ti dico, siamo molto fieri di averci creduto proprio dalla prima edizione. Considera che per noi, vabbè, FIF insomma, rappresenta a nostro modesto avviso un po', insomma, l'istituzione, diciamo, del mondo fuoristrada in Italia. Quindi, io personalmente con la mia famiglia siamo soci, mi pare, FIF dal 79. In realtà non ero neanche nato e già in casa mia una tessera FIF c'era. Quindi rappresenta secondo me un po' il mondo del fuoristrada istituzionalizzato in Italia. Quindi abbiamo appreso con molto, molto interesse quando fummo contattati per la prima edizione, che sì, sapevamo essere una scommessa per una nuova location. Alle porte dell'autunno, all'aria aperta, c'erano certamente un po' di punti interrogativi, c'era il discorso anche un po', passami il termine, un po' da ultra per il discorso Carrara, che era una fiera ormai che andava un po' in calando, e quindi insomma Enrico in questo devo dire l'ha vista lunga a mio modo di vedere. E il primo anno è stato certamente un anno di prova. Il secondo anno, secondo me, già si è vista una notevole crescita dal punto di vista degli espositori e dal punto di vista del pubblico. E questo che è il terzo anno, per quello che sto sentendo da clienti, fornitori, anche da concorrenti o comunque da altri operatori di settore, sembra che l'interesse stia man mano crescendo. Ci è capitato anche di qualche, diciamo, collega,
della nostra zona che proprio ci ha contattato chiedendoci: ma secondo voi cosa faccio? Vengo, non vengo, ne vale la pena? E poi, insomma, sono contento per FIF che poi, parlando con queste persone nei giorni scorsi, ci hanno proprio confermato di aver firmato anche loro il contratto e saranno poi anche loro presenti. Quindi, insomma, vuol dire che effettivamente un po' l'effetto domino sta iniziando a crearsi in maniera positiva e, insomma, abbiamo delle ottime aspettative per quest'anno. Soprattutto con questa visione così positiva, Alberto, ottime aspettative per questo anno che sicuramente avrete. E passo ad Enrico, mi anticipi cosa porterete appunto a questa terza edizione della fiera? Quali sono i prodotti che esporrete lì? Sicuramente porteremo la nostra ultima preparazione, che è un allestimento molto particolare, un'omologazione proprio esclusiva che abbiamo ottenuto come performance 4x4, che sarà un Gladiator, quindi famoso pick up di Jeep, con un assetto molto particolare da 3 pollici e mezzo di fabbricazione americana, quindi Clayton, accoppiato a delle sospensioni regolabili Fox, le versione factory, quindi un po' l'Olimpo del sistema di sospensioni di Fox, e con un sacco poi di altre simpatiche diavolerie che vi sveleremo quando saremo lì nella fiera. E poi porteremo invece, volevo tornare un pochino indietro quest'anno, e porteremo un JK, quindi in questo caso un 4 porte, perché Rubicon, ovviamente, una versione però benzina, Pentastar, e anche lì, insomma, assetto molto particolare, ruote da 37, avrà montati dei cerchi molto molto tecnologici, sono dei bedlock molto particolari di fabbricazione americana della Icon, e anche lì, insomma, ci sarà un sacco di cose interessanti. Ho voluto portare un po' questi due modelli perché, vabbè, l'ultimo sicuramente Gladiator, che in Italia sì, ha avuto successo, ma non così tanto, quindi vorrei far vedere anche a chi magari, insomma, è quasi lì in procinto dell'acquisto di un mezzo, insomma, come si può portare quasi all'esasperazione. E invece poi l'altro JK, che insomma ha fatto grosso successo in Italia, e in questo caso con una preparazione, insomma, con pochi fronzoli, ma insomma cattiva da andare a divertirsi, ma anche la possibilità di tranquillamente farsi Milano via Reggio, perché la macchina farà questo tragitto in tutta tranquillità, andando ai suoi 120, 130, 140, bella sicura, bella efficace, insomma. Sì, abbiamo pensato di portare queste cose qua. Poi, vabbè, porteremo un po' di accessori, sicuramente dei cerchioni fabbricazione Fuel, sempre americani, un po' particolari, con dei design innovativi. E poi componentistica degli assetti, quindi porteremo queste famose sicuramente barre Panhard della Steersmart, che è un brand americano. Anche qui noi, insomma, cerchiamo sempre di avere dei brand molto molto, come ti posso dire, molto heavy duty, no? Come dicono, certo, gli americani, quindi roba molto forte per fare tecnica, per far fuori strada. Magari non avremo tantissimi brand, però quelli che abbiamo iniziato sono tipo brand fatti veramente per chi fa fuori strada, ecco. Certo. Quindi non ci resta che darvi appuntamento tra 2 settimane circa, Alberto ed Enrico. Io, perché purtroppo non vediamo l'ora, siamo pronti. Devo salutarvi perché il tempo a disposizione purtroppo è terminato, quindi magari avremo modo lì di fare qualche altra chiacchiera per raccontare ancora di più e ancora nel maggiore dettaglio tutti i vostri prodotti che saranno esposti appunto alla Fiera Internazionale. Perciò io ringrazio e saluto Alberto Pastore, direttore marketing e vendite di appunto di Performance 4x4, e accanto Enrico Varini, general manager sempre dell'azienda, e vi do appuntamento a Viareggio, quindi sicuramente non mancate. Io ringrazio e saluto anche tutti i nostri telespettatori che come sempre ci hanno seguito, e l'appuntamento con Passione 4x4 è per la prossima settimana, non mancate. Buona serata.